volge a termine la regular season dell'Under 21 nazionale. La matematica ha già sancito la graduatoria per le posizioni di vertice. La Lazio ha vinto il girone e si candida ad essere una delle pretendenti per il titolo. I biancocelesti ottengono il pass diretto per i 32esimi, così come la Roma Torino Futsal che, grazie alle 12 vittorie consecutive, riesce a portare a termine la rimonta al secondo posto. Secondo posto dal quale è stata scalzata la Capitolina, che paga il cammino zoppicante del girone di ritorno. Ci siamo trovati nel girone andata con grandi meriti a lottarci il primo posto con una grandissima squadra che ha giocatori di Serie A come la Lazio, però anche facci i complimenti a loro che hanno vinto il girone. Proietti resta entusiasta per il campionato disputato da ragazzi impegnati, in alcuni casi, in tre diverse competizioni che alla lunga pesano sulla condizione psicofisica. Sta facendo un passo più grande di quello che dovevamo fare, per cui voglio fare un complimento, nessuno escluso, dal primo all'ultimo ragazzo. I ragazzi di Proietti dovranno così affrontare il tabellone nazionale dai 64esimi, insieme alle altre qualificate del girone. L'Acquedotto, il Football Club, lo Sporting Lodigiani, il Rapido Latina e l'Innova Carlsberg.